Beh, intanto penso che sia opportuno nel rivolgere un saluto a tutti voi e nel rivolgerlo caloroso e affettuoso anche e soprattutto a quanti oggi non sono qui. E non è che non sono qui perché abbiamo dimenticato di invitarli, non li abbiamo voluto invitare, ma perché, vedete, abbiamo inizialmente pensato di invitarci ad una conferenza stampa, un po' il gruppo dirigente, parlamentari, dirigenti di partito. Poi, per la verità, ma d'altronde è meglio ed è giusto così, spontaneamente tanti amici hanno chiesto di esserci, di venire, anche perché, per la verità, vi dico, da qualche settimana o forse da qualche mese mancava l'occasione di un incontro ravvicinato tra di noi. Quindi un saluto ed un invito ai presenti e ai tanti amici che ci seguiranno con questo aggeggio miracoloso che è il blog, che mi riprende e che ci riprende, e che ci seguiranno attraverso questo sito che dedichiamo a questa operazione politica di aderire, di ascoltare, di sentire e di partecipare, perché è un invito rivolto a tutti loro, fossero anche in Germania o negli Stati Uniti, in Australia piuttosto che a Busto Arsizio, a Cinisello Balsamo, perché c'è una proposta di incontro proprio il 30 aprile a Cinisello Balsamo, così come nelle altre regioni d'Italia, del sud in particolare, nel quale vivono o dalle quali regioni provengono i tanti meridionali, non soltanto appunto noi siciliani. Insieme a questo saluto, un augurio sentito a tutti Giuseppe e a tutti i papà e anche alle mogli dei papà che li sopportano, quindi un grande abbraccio a tutti e un grande augurio a tutti voi. Si è tanto detto e scritto e costruito, qualche volta equivocato, su questo nostro discorso di cui abbiamo parlato da qualche giorno a questa parte. È bene dire come stanno le cose dal mio punto di vista, che è uno dei tanti punti di vista. Lo dico con molta franchezza ed umiltà, ma non ipocritamente. Se un forte movimento, partito, si deve organizzare, una regola di democrazia e di partecipazione deve poggiare sul fatto che, anche se possiamo qualcuno di noi vantare meriti e altrettanti forse demeriti e limiti, tutti dobbiamo partecipare a questo processo. Ed oggi è l'occasione, a proposito di questo, per ritrovarci tutti, dopo che in questi non 60 anni, onestamente, certamente non ho la presunzione o la pretesa che ci si dedichi qualche libro, per carità, c'è qualcuno che ha successo scrivendo sulle vicende della Sicilia, mi complimento, ma qualche ritaglio di giornale, per la verità, su questi 6 anni di faticose, di intensa esperienza, lo possiamo averlo collezionato. E io credo che sia l'occasione per dire che 6 anni fa, da che cosa siamo stati spinti, se vogliamo riflettere su questo? Forse dalla voglia di fare carriera, di fare una carriera sicura, di ritagliarci uno spazio in un partito nazionale che ci consentisse di diventare consiglieri comunali, assessori, fino a ministri o roba del genere? Ma sicuramente no. 6 anni fa ci siamo messi in discussione, affrontando una sfida e andando incontro ad un'avventura che poteva anche concludersi da lì a non molto tempo, nella conclusione dell'impegno politico per molti di noi. C'era una grande spinta, una voglia di liberarci da certe logiche dei partiti nazionali, di dare un senso ad un'azione politica che da qualche tempo a questa parte o a quella parte aveva perso ogni significato, e di fare qualcosa, dicevamo, per il Sud in particolare, visto che ci trovavamo qui in Sicilia quasi tutti siciliani, anzi all'inizio tutti siciliani e di una parte della Sicilia,
di dare un senso, di dare una mano alla nostra terra, di dare una mano alla Sicilia. In questi 6 anni, non voglio farla lunga, ma siamo riusciti, sarà stata fortuna, la provvidenza che abbiamo invocato e che invochiamo sempre, ma siamo riusciti a portare un paio di volte una piccola pattuglia di parlamentari alla Camera e al Senato. Siamo riusciti, nonostante, come dire, una caratterizzazione territoriale particolare, a far credere, a far coinvolgere in questa operazione politica uomini, anche consiglieri regionali, eletti nei consigli regionali, da quella cintura Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, a scendere fino alla Sicilia. E ci è capitato anche, credo che a molti altri movimenti è capitato nell'arco di 6 anni, di conquistare il governo di una grande regione come la Sicilia. Abbiamo suscitato tante speranze, siamo riusciti ad accendere su una Sicilia e su un sud, se volete, in penombra, del tutto in penombra prima di allora. Poi, per carità, è stata una gara, tanti altri lo hanno fatto meglio di noi, probabilmente qualcuno strumentalmente, a parlare e ad accendere i riflettori sul Mezzogiorno. Però vedete, concetti e obiettivi come ad esempio la fiscalità di vantaggio, il ritardo e la necessità di una perequazione nelle infrastrutture a partire dal ponte sullo stretto che mosse migliaia di siciliani a Messina e a Roma, beh, furono temi ed argomenti che noi sollevammo e che siamo riusciti a porre al centro del dibattito politico nazionale. Oggi, per la verità, alla luce di questa esperienza esaltante e faticosa, abbiamo accumulato delle risorse elettorali, di governo, di consenso, di classe dirigente, che potremmo paragonare, accostare ai mitici talenti. Che cosa ce ne facciamo di questi talenti? Li custodiamo sotto il mattone oppure li investiamo? In politica abbiamo il diritto di vivere di questa rendita di posizione, appagandoci di quello che c'è, nell'attesa che il tempo inevitabilmente e inesorabilmente faccia perdere valore a queste risorse, o abbiamo il dovere di investirle, di investire noi stessi, di metterci in discussione, non perdendo assolutamente il patrimonio di esperienza accumulata, non rinnegandolo assolutamente, a cominciare dalle risorse umane, delle persone, delle generosità, dei cuori che si sono scommessi in questa importante, per tutti noi, importantissima operazione politica. Ma vedete, in questi 6 anni abbiamo parlato di governo, di Parlamento e anche di Mezzogiorno. In questi 6 anni, nel frattempo, se vogliamo tornare indietro e vedere cosa succede, cosa è successo, cosa registriamo, cosa abbiamo il dovere di registrare, che il federalismo di cui la Lega parlava allora, convertendovi il suo secessionismo, è diventato una realtà. È diventato una realtà almeno per i municipi, e questo comporta delle conseguenze per il portafoglio di ciascuno di noi. Se il federalismo municipale, per garantire lo stesso livello dei servizi, farà risparmiare, farà ridurre la pressione fiscale in una città e in una economia, e per cittadini che hanno i redditi doppi del nostro, di Trento, di Milano, piuttosto che di Verona, dalle nostre parti, per garantire lo stesso livello dei servizi, invece la pressione fiscale aumenterà. E non è una novità da niente, indubbiamente, questo fatto. Abbiamo il Mediterraneo in fiamme e lo sappiamo perfettamente. Non so cosa sta succedendo mentre noi oggi parliamo dalle parti di Parigi, che scelte faranno i paesi della NATO, che cosa decideranno di fare, pare che lo abbiano già deciso, e noi siamo qui nel centro del Mediterraneo, frontiera avanzata dell'Europa verso la Libia e verso il Nord Africa. E che facciamo?
che iniziativa politica adottiamo. Siamo in un mondo nel quale registriamo il rischio, più che il rischio, più che il pericolo di un disastro nucleare, un disastro che riguarda cioè una fonte di energia alla quale abbiamo guardato fino a non molto tempo fa e credo, non vorrei sbagliarmi, il nostro governo, forse 15 giorni fa, ha guardato individuando, bontà loro come al solito, in quel di Marina di Ragusa o di Licata, siti nei quali collocare centrali nucleari e al tempo stesso, con un'operazione di carattere tecnico-finanziario, ha definanziato la nostra risorsa energetica del sole e del fotovoltaico, certamente per investire quelle risorse sul nucleare. In questi 6 anni avevamo costruito un'alleanza, un patto per il Sud, con la forza di centrodestra che governa il Paese, ma un patto ed un'alleanza. Poi, per carità, ognuno di noi può avere il cuore collocato a sinistra, a destra, al centro o sotto o sopra. Qua si tratta di vedere, di ricollocarlo dalla parte della gente che rappresentiamo, un governo ed un'alleanza che sono stati certo poco generosi nei confronti del Sud e della Sicilia, che quel patto, fatto di pochi punti, hanno ignorato, se non hanno ampiamente violato. Ecco, noi non rinneghiamo niente di questa esperienza, ma rispetto a questi fatti possiamo non interrogarci sulla adeguatezza della nostra organizzazione, delle nostre regole interne, del nostro programma politico? Ma non saremmo degni delle speranze, delle aspettative, degli investimenti di fiducia che la nostra gente ha riposto in noi, in ciascuno di noi. Ecco perché oggi non è che diciamo dov'è il Sud, l'evoluzione naturale, l'Italia sottosopra, questo è il simbolo, questo è il capo, l'intellettuale piuttosto che il politico. Diciamo, apriamo questa fase costituente, apriamo non soltanto questa riflessione. Che riflessione cosa vuol dire? Che ci mettiamo così e pensiamo, apriamo questa grande consultazione. Ne avevamo parlato qualche mese fa, pensavamo ad una consultazione per la rifondazione, poi ci siamo fermati sulla soglia di forse scelte che ci avrebbero portato, come è capitato e come capita per altre formazioni politiche, a lacerarci al nostro interno, a confliggere e a non ritrovarci più. Ma non c'è dubbio che amichevolmente, intelligentemente, costruttivamente non possiamo che aprirci, che aprire un confronto, che dialogare col nostro popolo e col nostro mondo, sicuramente non soltanto in Sicilia, e riprendere a muoverci. Ricordiamo Messina, Roma, ricordiamo le infrastrutture oltre al ponte. Dovete scusare, vorremmo riconoscere che ci siamo un po' seduti, che ci siamo un po' seduti. Non io o quanti hanno responsabilità di governo, che siamo costretti a stare seduti per firmare, per leggere, per confrontarci, per partecipare alle 1000 delegazioni e ai 1000 confronti. Eppure quanto piacere e quanta soddisfazione vi devo dire per quel tempo che dedichiamo al confronto con la gente, a stare tra le persone, a uscire, come qualcuno dice giustamente, dal palazzo. Questo ci dà una carica che dobbiamo ritrovare tutti noi, finendola di sentirci appagati come se ormai tutti i traguardi fossero stati raggiunti. Rischiamo di perderli definitivamente se non ci rimettiamo in marcia e se non ci rimettiamo in movimento. Questa è la politica al servizio del nostro popolo. Perché vedete, noi ci abbiamo creduto, io l'ho dichiarato formalmente, ho creduto molto, devo dirvi, all'autorevolezza, alla credibilità, alla fede che ha messo nelle sue parole il capo dello Stato, che ci mette da sempre, sia nel parlare dei drammi e dei problemi del Mezzogiorno, ma anche nell'esaltare i grandi traguardi che non vogliamo perdere di questa unificazione e di questa unità
del nostro paese, ma egli stesso e tutti noi. Non possiamo non riconoscere che dopo questi 150 anni non c'è stato, come non c'è in nessun altro paese europeo, un divario così ampio tra una parte e l'altra di questo paese, tra il nord e il sud di questo paese. Possiamo restare indifferenti? Oppure vogliamo, ci aspettiamo che so, il nord ci dia una mano, che il Parlamento si riunisca ed adotti sulla spinta di non si sa quale forza politica o di quale intervento della provvidenza misure che superino questo divario e aiutino la nostra gente a uscire dalla condizione di crisi e di difficoltà in cui si trova. Lo può fare un paese che ha un debito pubblico colossale. Vedete, mentre noi ci distraiamo, forse noi stessi, dietro tutte le vicende corredate di fotografie di uomini o donne più o meno vestiti e ci distraiamo attorno a queste cose, forse dimentichiamo che anche a volerlo questo nostro paese ha un debito pubblico tale, il 120% del prodotto interno lordo, con la quale condizioni come aiuta un sud a risollevarsi, come potrebbe, ammesso che lo volesse e non lo vuole, fare quello che ha fatto la Germania dell'Ovest rispetto alla Germania dell'Est, dove dopo 20 dei 30 anni preventivati, 1989-90, siamo al 2010, praticamente il divario è quasi superato, con grandi risorse, con un paese che cresce a circa il 3,5%, il 4%, e noi con questo debito pubblico e con una situazione, con una condizione di recessione che non ha eguali, con una Fiat e con una grande industria e con un Made in Italy che non è che lascia Termini Imerese, lascia l'Italia, e se non lascia l'Italia, resta l'Italia, passa di mano. Quando io leggo talvolta nelle cronache dei settimanali o dei quotidiani, resto incredulo. Io pensavo che indossando cravatte bulgari indossassi cravatte italiane. È tutto dei francesi, così come tutto dei tedeschi, o molto è dei cinesi. E come si fa se non ci rimbocchiamo le maniche e non scendiamo in campo noi stessi in prima linea e in prima persona? In un momento invece nel quale noi, quando leggiamo la storia dell'unità per rivendicare i nostri torti subiti, diciamo, svuotarono le casse del Banco di Sicilia o del Banco di Napoli per finanziare l'industrializzazione e le infrastrutture del nord. Ma perché? Mi dovete scusare, il FAS, il cosiddetto mitico FAS, quello di spettanza nazionale, che ha finanziato quote latte da un canto e per molti miliardi di euro gli ammortizzatori sociali, oltre che violare le regole dell'Europa, perché si violano le regole dell'Europa, non è un nuovo svuotamento delle casse del Banco di Sicilia, che non c'è più in quanto tale, o del Banco di Napoli, che non c'è più neppure questo? E allora, di rispetto a qui, cosa facciamo? Governiamo la regione? Ci sbracciamo a governare i rifiuti piuttosto che la sanità? E basta, e non ci mettiamo in discussione e nuovamente in movimento dal punto di vista di un impegno politico nuovo. Noi che ci abbiamo creduto nell'unità, quando qualcuno dice ah ma sai poi noi eravamo indifferenti, se avessimo adottato la pratica del respingimento, non nei confronti dei tunisini ma nei confronti dei 1000 che vennero a sbarcare a Marsala, l'unità d'Italia nella quale crediamo ma la vogliamo veramente costruire non ci sarebbe sicuramente stata. E oggi che peso abbiamo noi? Con tutto il rispetto, qualcuno dice tu polemizzi con la Lega del Sud piuttosto che c'è poco da... Che peso abbiamo noi rispetto ad una Lega Nord? Qua io non sto invocando conflitti, guerre, imbracciamento di fucili o quant'altro, cose che dicono loro, ma che peso abbiamo noi, se permettete, rispetto ad una forza politica che diserta Montecitorio dinanzi al capo dello Stato che celebra l'unità, ma che poi, udite, questo veramente non me lo spiego, addirittura si allontana quando si tratta di adottare misure che riguardano la difesa dell'Europa e del nostro paese e l'intervento in un paese nel quale la Libia, la gente viene squartata, bombardata senza pietà.
stacca la spina al governo che pure gli concede il federalismo, i fondi FAS, tutti i vantaggi, le quote latte di questo mondo. E noi ce ne stiamo eventualmente così a guardare con le mani in mano, con un governo che, vedete, lasciamo perdere tutto il resto. Un patto violato, ricordate il punto sesto del patto di governo, del contratto con gli italiani? Ma violato perché? Violato perché, parliamoci con molta chiarezza, al di là delle prove muscolari con cui si resiste a certe notizie di stampa e alle fotografie di ragazzi e ragazze e alle notizie che vengono diffuse e commentate dopo i telegiornali in prima o in seconda serata, vedete un capo del governo che sul piano internazionale, lo vediamo nella vicenda della Libia, che era il nostro più grande alleato, o meglio, che aveva nell'Italia il proprio più grande alleato, nella vicenda della Libia è stato completamente assente, defilato. Non ha questo governo l'autorevolezza e la credibilità per poter dire e va al traino, daremo le basi se servono le basi per scelte fatte a New York piuttosto che stamattina a Parigi, così come non ha nessuna forza in tema di politica interna, di interventi per il nord o per il sud, per cui se il federalismo viene posto o imposto in un certo modo, in quel modo deve andare avanti, perché non si può dir nulla e non si reagisce né alle assenze dinanzi a Napolitano né al voltare le spalle dinanzi a scelte di politica estera e di difesa come quelle fatte ieri dal governo. Ma cosa possiamo aspettarci? Che qualcuno ci regali qualcosa se non abbiamo la forza di tornare a scendere in campo noi e non occuparci soltanto, ve lo dico perché ormai il tempo è dedicato solo a questo, che fa questo, dove va l'altro, come la mettiamo, quello si trasferisce, l'altro va e io che faccio, e me ne vado e ci resto, e qua non è possibile, questo deve finire, non possiamo esaurire le nostre risorse in questo vile, volgare giochetto. Per carità, fossi nato ieri mi potrei scandalizzare, so che come è fatto questo nostro mondo, che siamo nati qua, che ci vorranno generazioni, mentalità che cambiano per sottrarci a tutte le tentazioni dei rapporti personali, di questo e di quell'altro. Ma per carità, se manca la dimensione della lotta, dell'impegno generoso, beh, francamente questa politica che cosa sarebbe? Che cosa è se noi non scendiamo in campo e non facciamo sentire forte la nostra voce al servizio e a fianco del popolo lampedusano, rispetto al quale un pezzo della nostra terra, questo nostro governo non si degna di coinvolgere la regione, e l'assessore alla sanità può decidere generosamente e spontaneamente di inviare un secondo elicottero per affrontare i casi di salute pubblica che sicuramente emergeranno, e subendo la storia delle tende, per far che? Per distruggere l'economia di un'isola, sicuramente la salute pubblica, la tranquillità di quella gente, e fare che? Se è vero che si prevedeva che ne arrivassero 100.000, ricordate la polemica, no? È allarmismo, no? È vero, ma se lo sapevamo, non 100.000 ma 5.000 o 10.000, perché non organizzare una cortina, un cordone difensivo, non di mitra puntati, di nave da crociera, eventualmente requisite per imbarcarli là, questi cittadini, piuttosto che farli arrivare senza sapere che cosa fare, come assisterli, come aiutarli, dove portarli, e subendo anche qua una scelta di trasferimento di richiedenti asilo dalle parti di Mineo che erano già piazzati da mesi in 10 centri diversi nel resto d'Italia, come la Sicilia, subisce, non si lamenta, qualunque cosa si faccia, sta lì ad aspettare. Abbiamo creduto che si trattasse di una scelta di grande solidarietà, ma chi protesta, chi reagisce? Una persona, due, tre? Dobbiamo riabituarci
a scendere in campo tutti, a riscoprire questo gusto, non a stare infilati dalla mattina alla sera nelle nostre cosiddette segreterie, no, a ricevere, a prendere appunti, a quant'altro. Per carità, nessuno si nega al rapporto con le persone, guai, ma non perdiamo il piacere. E se lo avessimo perso, apriamoci alla società, a quella parte di società che, stando con noi, se non trova queste porte chiuse, ci dà quella mano, ci dà quel contributo fondamentale, essenziale, per riprendere il gusto della lotta civile al servizio del nostro territorio e al servizio della nostra gente. E se noi riscopriamo questo gusto, possiamo assolverla questa funzione. Non la possono assolvere altri. Mi dovete scusare, ho assistito, avete letto. Si mettono insieme dei partiti. E come si mettono insieme questi partiti? Per il Sud, a casa del Cavaliere, sotto l'occhio vigile di Nicola Cosentino, e a condizione che non disturbino la Lega. Ma veramente, fino a questo punto, vogliamo prendere in giro il Sud, i meridionali e la Sicilia in maniera particolare? Ma d'altronde, abbiamo battuto ciglio chi c'era? Abbiamo battuto ciglio chi c'era? Quando in una seduta del CIPE di un paio di mesi fa, di 22 miliardi destinati per infrastrutture, 200 milioni sono stati, 22 miliardi credo, 200 milioni sono finiti in Puglia, la parte più sud, 800 per la velocizzazione della Roma Latina, tutto il resto, qualcosa come 21 miliardi a nord. Nessuno ha fiatato. Io non c'ero al CIPE, per la verità, ma voglio dire, finiamola di prendere in giro la gente. Si va avanti così da 60 anni per quanto riguarda la Repubblica e la democrazia. Di questo sicuramente il Sud non ha assolutamente bisogno. Ecco perché voglio dirvi, valorizzando, facendo tesoro, non rinnegando niente, stringendoci tutti attorno a questa esperienza che si è sviluppata in questi 6 anni, abbiamo il diritto e abbiamo il dovere nei confronti della nostra gente di aprirci, superando alcuni limiti. Il primo qual è? Parliamoci chiaro, ci siamo chiamati, e io non intendo rinnegare questo pezzo di storia, MPA. Guai a cancellarla dalla nostra mente, o se vogliamo, ma dobbiamo deciderlo insieme, dal nostro simbolo. Però autonomia, quando io parlo di autonomia in Calabria, la gente dice: ma che cos'è? Prima specialmente, ora dovrebbe associarla al federalismo, ma se la associa al federalismo e quanto gli costa il federalismo, la guarderà con una certa diffidenza. Non c'è dubbio che l'autonomia è strettamente legata all'esperienza dello statuto e dell'autonomia siciliana, numero uno. Quindi una prima osservazione: sicilianità nell'autonomia, sicilianità nel fatto che chi ha fondato insieme ad altri, dirige eccetera, è anche io il presidente della regione, troppo impronta siciliana per un partito nel quale chi ci milita, io ringrazio gli amici che sono venuti dalla Campania piuttosto che dalla Calabria, ovvero dalla Sardegna o anche da Roma. Beh, non si può sentire uno strumentalizzato dal partito dei siciliani, perché perde di credibilità rispetto ai propri cittadini e ai propri elettori. E questo limite va rimosso. Vediamo come, in questa fase di costituente o in questa fase di rifondazione del nostro dover diventare un partito per il Mezzogiorno, perché si costruisca la vera unità del Paese. Questo partito si è, come dire, organizzato nel frattempo, ma come movimento, se volete, disordinatamente, caoticamente. Anche su questo va fatta una precisa riflessione che deve portarci a delle scelte. Si è correntizzato, la corrente di questo che si organizza per le elezioni, quella dell'altro che si organizza per mantenere l'assessorato, quell'altro che vuole 3 posti in lista piuttosto che un posto di qua, piuttosto che un posto di là. Si è, come dire, molto indebolito soltanto sullo scambio
io ti do questo e vengo, se non me lo dai non vengo, e se resto mi devi dare qualcosa perché se no me ne vado. No, non può essere assolutamente più. Mi auguro che noi riusciamo, anzi noi apriamo, che tutti vengano, movimenti, gruppi, persone, personalità, intellettuali o analfabeti, sono tutti uomini che hanno un cervello e un cuore da investire in politica. Ma chi ci sta? Intanto si vincoli a starci ed eviti di incassare qualche elezione e poi chi si è visto si è visto, numero uno, e faremo in modo che questo non si ripeta. In questo rinnovare la nostra adesione e il nostro starci. E poi, come dire, sappia che se ci sta e se rinnova il suo starci, per qualche anno non avrà niente di materiale e di volgare, avrà il grande piacere di potersi battere insieme agli altri per i nostri ideali e per i nostri programmi. Niente scambio per lungo tempo, perché ci vuole stare. Gli altri, pazienza. E poi, come dire, basta con malumori, odi, rancori, e il parlar bene, e l'essere un giorno sì e l'altro no, incazzati e di malumore, e sfuriate di qua e sfuriate di là. Non abbiamo bisogno di questi umori, vogliamo armonia, vogliamo comprensione, vogliamo che chi si sforza di più, chi si impegna di più venga capito, vogliamo aprire le porte col sorriso sulle labbra. Chi non ha questa forza e questa capacità, che fa scappare la gente piuttosto che farla entrare, per carità, abbiamo dimezzato qualche rappresentanza, e pazienza, ci indeboliremo di più, cresceranno i responsabili e diminuiranno gli irresponsabili, per carità. Il che non vuol dire che io sto dicendo Fraschilla piuttosto che Margherita Ferro, andiamocene. Sto dicendo che bisogna starci costruttivamente, bisogna starci con affetto, con amore per gli altri, con pazienza, anche per i mille torti subiti. E vedi caso, chi lamenta che subisce torti è il parlamentare, è il deputato, è l'assessore, gli altri no magari, poveretti. Costoro, gli sfortunati, gli sventurati, oh, manca l'amore. Ma smettetela e date una mano per rafforzarlo e costruirlo, questo nostro movimento, tutti noi, se volete, forti della nostra esperienza, del consenso che abbiamo, che vanno valorizzati, figuriamoci se li si vuole indebolire, ma ripartendo tutti con uno spirito nuovo, con uno spirito diverso, in cui si va avanti per il lavoro e per la capacità che riusciamo a metterci. E aprendo questo partito ed essendo credibili, perché se no, scusate, qua si scherza sugli intellettuali piuttosto che sugli analfabeti, sugli agricoltori piuttosto che sugli artigiani. Ma aprire ed avere questa capacità vuol dire sapere accogliere, vuol dire dare un senso alla loro partecipazione, dare un peso al loro cervello e al loro cuore. Questo deve essere questo nostro movimento per l'autonomia, per tutti e in particolare, se posso permettermi, per i giovani, per le donne. Consentitemelo, vedete? Ma io vi dico sinceramente che qua l'età media, insomma, capisco che rispetto a 150 anni fa, quando l'età media era di 55 anni, ora si avvicina agli 80. Ma anche la nostra età media, dai tempi dell'unità a oggi, chiaramente le condizioni di vita sono cambiate e l'età media cresce, ovviamente, l'attesa di vita, eccetera. Non c'è dubbio che dobbiamo soprattutto guardare ai giovani, sono loro che hanno gambe più forti per poter marciare e per poter testimoniare, per carità, e noi con loro, ma per far sì che loro ci credano e ci siano dobbiamo essere credibili, saperli accogliere e saperli anche seguire, ma dargli spazio, dargli ruolo a giovani e donne. Non c'è
la preferenza di età, com'è? C'è la preferenza di genere in questa legge, ci vorrebbe forse una preferenza di anagrafe oltre che di genere, però al di là delle leggi, alle quali guardate con grande simpatia, avete messo da parte il tipico maschilismo, sto scherzando ovviamente, però voglio dirvi che questo nostro partito deve dare un ruolo, uno spazio ai giovani che eravamo noi quando cominciammo 20 anni fa, che ci mettiamo un po' più di saggezza, ma il supplemento del coraggio e della forza e di un pizzico di incoscienza indubbiamente io credo che ci vogliono. Perché? Perché vedete, questo nostro nuovo manifesto che in questo mese dobbiamo scrivere, dobbiamo redigere, ha bisogno per questi punti programmatici impegnativi di nuove risorse, perché sicuramente così come siamo io credo che non possiamo assolutamente, non possiamo bastare, perché dobbiamo risollevare le sorti del Mezzogiorno, indicare un nuovo modello di sviluppo per il Mezzogiorno, sottrarlo alla funzione coloniale alla quale il nostro paese e i nostri governi lo hanno relegato. Le produzioni inquinanti, non è un caso. Prima le raffinerie e le centrali termoelettriche, ora, perché no, l'energia nucleare, un mezzogiorno di stipendiati, per carità, tutti più o meno, di assistiti, invalidi o soggetti di solidarietà o oggetti di solidarietà e di pensionati. Il resto fuori, emigrazione e gli stipendi, i sussidi e le pensioni da investire puntualmente, quotidianamente o settimanalmente nei centri della grande distribuzione organizzata. Una terra, cioè, di stipendiati, di sussidiati, che poi investe immediatamente e consuma, se riesce ad arrivare alla fine del mese lo stipendio o il sussidio, andando ad acquistare i prodotti di un'industria e di un sistema commerciale che ovviamente fa utili alle spalle dei nostri stipendi. Ora vedete, questo modello di sviluppo dobbiamo impostare, un modello di sviluppo che sappia tagliare gli sprechi, che sappia valorizzare le nostre risorse, che sappia impiantare nel Mezzogiorno attività produttive in agricoltura piuttosto che nel turismo, piuttosto che nell'industria, piuttosto che nella ricerca. Stiamo facendo un grande sforzo dalle nostre parti, nella sanità come nei rifiuti, stiamo cercando di farlo. Certo, tra mille difficoltà, se nella sanità, con uno sforzo immane di risparmio e di riqualificazione, ieri tra le altre cose a Santa Margherita ho incontrato un gruppo di signore e signori che hanno animato un'associazione di volontariato per la prevenzione dei tumori, la prevenzione, il territorio, piuttosto che tutto attorno all'ospedale. Certo, andiamo incontro naturalmente al rischio per un sistema che deve mettersi, deve riorganizzarsi, che poi se c'è il caso di mala sanità, il paziente che magari viene fatto aspettare ore e ore in un pronto soccorso, ed è una vergogna, però se poi chiediamo che il responsabile diretto o indiretto venga sostituito è una doppia vergogna. E insomma, cerchiamo di metterci d'accordo. Uno sforzo di questo genere e uno sforzo di questo tipo, ma non possono che essere finalizzati poi. Non è che possiamo limitarci a cambiare il sistema sanitario, a ridurre gli sprechi, a vendere il nostro grano o a riorganizzare il nostro vino, eccetera, e fermarci a questo. Dobbiamo avere la forza, impostando un modello di sviluppo nuovo poi, di investire risorse che diano benessere e che riescano a dare lavoro dalle nostre parti e per la nostra gente. Ecco allora, che cosa fare? Lavorare per questo modello di sviluppo, saper dire dei no e saper dire dei sì. Vogliamo scendere in campo dicendo tutti no al nucleare? Perché vedete, per ora c'è Fukushima, ma fra un mese si tornerà a parlare di nucleare.
Vogliamo batterci perché ci sia un vero decentramento dalla regione ai comuni, discutendo se ancora è fondamentale il ruolo delle province o meno. Facciamolo liberamente. Vogliamo parlare di acqua che comunque, non la proprietà, venga gestita e governata secondo uno spirito pubblico, per evitare che o la regione, anche qua, è costretta a pareggiare i conti, come è successo nei rifiuti, o ai cittadini, insieme alle tasse del federalismo municipale, devono arrivare bollette che poi non si possono assolutamente pagare. E vedete, perché questo possa avvenire, perché una grande forza si rimette in movimento, abbiamo bisogno di gente che sappia pensare, che sappia riflettere, di agricoltori, di giovani, di docenti. Abbiamo bisogno anche di pezzi di classe politica. Perché no? Beh, qua pare che chissà cosa. Ma voi pensate che, vediamo i giornali, che succede nel centrodestra? La debolezza di questo governo e di questa leadership? Che succede in un'area che è stata di centro, che si è convertita alla responsabilità e che viene respinta di fatto fuori? Che succede nel centro-sinistra per una componente, per un'area, se vogliamo definirla così, non di tradizione post-comunista? Apriamo le porte anche a questi pezzi di classe dirigente, perché no? Consapevoli che non si tratta di dire iscrivetevi e sottoscrivete un modulo, ma si tratta di dirgli: siamo qui, gestite con noi, costruiamo insieme questa forza politica e costruiamo per ciascuno di noi una nuova responsabilità e una nuova prospettiva, al centrodestra come al centrosinistra, insieme agli uomini delle associazioni, agli intellettuali e agli agricoltori. Realizziamo cioè un'apertura reale del nostro movimento, non una cosa finta, come forse, parliamoci chiaro, forse è stato, per cui, ma questo che vuole? Che io aderisco e me ne sto lì, eccetera. No, ma se tu vieni qui, se pezzi di classe dirigente con loro consenso si vogliono coinvolgere in un'operazione politica nuova di rilancio delle ragioni del Mezzogiorno, ma certo che hanno il diritto e abbiamo il dovere di ripartire da zero, io di fare un passo indietro, che se noi andiamo ad aderire là, perché poi quello fa quello che vuole e oggi ci apre le porte e domani ci butta fuori. Ma manco per idea, saremmo stupidi se pensassimo di poter crescere così e secondo queste regole, che sono regole sbagliate. E organizziamoci, io dico, proposte politicamente, con un partito strutturato nel territorio che abbia punti di riferimento a cui imputare le scelte, una organizzazione che vogliamo finalmente, dopo 6 anni di movimento, che poi sappiamo cosa vuol dire, una cosa da folli, da pazzi, vuol dire che per ogni sciocchezza, per ogni cosa bisogna chiedere il parere prima a questo, poi a quell'altro e poi definitivamente ad una sola persona. Assolutamente no, organizziamoci e strutturiamoci nel territorio come un partito politico tradizionale. Questo è il mio punto di vista, ma per carità, cerchiamo di trovare forme di comunicazione agile. Ora avremo questo sito, del quale credo vi sarà dato nota appena usciamo da questa sede. Cerchiamo di fare formazione sempre attraverso internet permanente dei nostri giovani, ma anche dei nostri adulti. Qua parliamo di sondaggi vari, ma se noi facessimo un sondaggio sull'autonomia, su che cosa vuol dire, su qual è un nuovo modello di sviluppo che noi proponiamo per la nostra terra, ma anche i non giovani, altro che formazione dei piccoli, quanti di noi saprebbero rispondere al 100%, se non pochi addetti ai lavori, a queste domande fondamentali? Come lo chiameremo questo movimento? Chiamiamolo come decidiamo insieme, per carità. Io credo che un'idea che si leghi alla gente, al popolo, ci voglia. I meridionali, il mezzogiorno, il sud, quello che vogliamo. Esprimo un punto di vista, ma esprimiamolo tutti insieme. E usando un meccanismo di democrazia infallibile, credo che internet serva anche per questo, in questa piazza virtuale alla quale ci ritroviamo, facciamo scegliere la gente.
e insieme decidiamo le alleanze. Anche questo dopo 6 anni dobbiamo rivedere. Lasciamo tutto com'è? Abbiamo visto violato il patto per il Sud, per cui eravamo alleati per il Sud, e come se niente fosse restiamo fermi? Ma che cosa rappresenteremmo se non cambiasse niente nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti? C'è poco da fare. Siamo andati avanti lungo la strada, parlo della Sicilia, di alcune riforme durissime, costosissime. Un certo centrodestra, poco da fare, si è eretto a custode di un sistema che soprattutto nell'era del federalismo avrebbe portato la Sicilia al fallimento e nel baratro. È possibile allearsi con questa formazione politica? Fin quando le cose restano così, credo impossibile. Tradiremmo noi stessi e la nostra gente. Non è che io ce l'ho con questo pregiudizialmente un movimento realmente autonomista, un movimento del Sud non può essere legato definitivamente al centrodestra o al centrosinistra, perché lì finisce la sua autonomia, lì finisce la sua autentica rappresentanza degli interessi della gente, lì finisce il suo legame col territorio, lì diventa tutta un'altra cosa. Mi dovete scusare, se io mi lego stabilmente col centrodestra, ma che differenza c'è tra me e l'azione politica della Lega? Che differenza c'è? Certo, sarebbe veramente incredibile, la gente non lo capirebbe. E allora che cosa nel centrodestra? Certo, io non ignoro che uomini come Tremonti, non spinti da nessuno e neppure da un interesse particolare, parlano di deroghe da chiedere all'Europa. Credo che la prima vada chiesta per la fiscalità, per una fiscalità diversa, e sostengono le stesse tesi, devo dirvi, del Presidente della Repubblica, che il nostro Paese è morto se non riparte il Mezzogiorno, se il Mezzogiorno, che imbocca finalmente una via di riforme, la strada non del vizio ma della virtù, delle produzioni e non degli sprechi, senza questo Mezzogiorno il Paese sicuramente non va avanti. Ma è Tremonti che lo dice. L'assetto del PDL e della sua classe dirigente, soprattutto quella del Sud e della Sicilia, è tutta un'altra cosa. E il centrosinistra, per carità, col centrosinistra, e grazie al centrosinistra, parlo della Sicilia, ecco il limite dell'attuale assetto del nostro movimento, ma senza il centrosinistra e senza il Partito Democratico non avremmo realizzato riforme difficilissime come quelle della sanità, come quella di un nuovo sistema dei rifiuti, sicuramente no, ma certo non possiamo andare dietro a un centrosinistra che si fa condizionare da minoranze non massimaliste, da minoranze disfattiste che lavorano esclusivamente per la sconfitta di quell'area politica nella quale ricavarsi una nicchia che gli consente una rendita di posizione e che non può fare mai i conti con la responsabilità del governo o con quelle minoranze, e mi riferisco a gente alla Orlando, alla Fava, con cui non ci potremo mai alleare, e lo diciamo con molta franchezza al Partito Democratico. O quelle minoranze interne che se non fanno il gioco del PDL, e molti di loro fanno il gioco del PDL e dei loro alleati, stanno lì a cercare di sfasciare giorno per giorno per acquisire una supremazia che non so secondo quali regole democratiche potrebbero mai conquistare. Ecco perché. Non è che poi ci sono tante altre alternative, siamo fuori da queste logiche e decidiamo insieme che alleanze stringere, ma sulle cose, sui programmi. E in questa fase è vero, abbiamo dialogato con l'UDC, abbiamo dialogato con un terzo polo che se si fosse votato ieri o domani per le elezioni politiche, mettiamo ad aprile o da maggio, beh, sarebbe stato vincente, perché una leadership di un uomo del terzo polo sostenuta dalla sinistra avrebbe determinato veramente una svolta
nel governo fragile, debole e paralizzato del e antimeridionale del nostro paese. Questo non è capitato. Corre dei rischi questo terzo polo, ma noi dobbiamo assumerci la responsabilità anche da soli, anche pagando talvolta qualche prezzo di troppo, di organizzarlo, di aggregarlo, perché sia una grande forza attrattiva di quelle aree, di quegli uomini moderati, centristi, ma che amano il Mezzogiorno e che si sono trovati vicini, alleati o per sbaglio dentro certi partiti del centrodestra o del centrosinistra, che oggi li usano e domani, prima o poi, non c'è dubbio che li getteranno. Ecco che cosa dobbiamo fare in questo mese, ma non aspettando che qua in questo sito, poi a me mi stamperanno eventualmente le cose, perché io non ci so arrivare, arrivino, no, assolutamente no, ma noi che conosciamo il mestiere, che siamo inseriti nel territorio, che viviamo nelle città e nei paesi, apriamo questa grande consultazione. Non è che la dobbiamo subire e tantomeno la dobbiamo temere. Se è vero che in questo nostro movimento, come è giusto che sia, bisognerà andare avanti per meriti, e questo sì, io sono fuori dalla mischia perché non concorro a niente, ma dobbiamo vivere come se avessimo una sorta di patente a punti, una patente con tanti bollini. Sapete la cosa della patente, dove si mette il bollino? C'è ancora, mi pare, anno per anno. Io non guido più, quindi qualcuno lo compra e me lo appiccica lì. Una patente a punti nella quale si mettono da parte le divisioni, si coinvolga la gente, si facciano proseliti. Questo è un punto in più. Si coinvolgano eletti, questo è un punto in più. Si coinvolgano associazioni, movimenti, gruppi, questo è un punto in più. Che ci merita? Non se ci organizziamo e ci facciamo il partito nel partito, ma se con grande intelligenza e generosità mettiamo questa nostra straordinaria capacità, che alcuni hanno più straordinaria degli altri, al servizio di tutti, il primato. Il primato di chi è più generoso e di chi è più bravo e di chi ha il diritto di conquistare, per carità, questo sì, non a via di incazzature, malumori, ricatti o ricattini, ma grazie a questi meriti i primi posti nelle liste, fin quando resta questo famigerato sistema non della preferenza che dobbiamo riprendere, che dobbiamo batterci perché venga ripristinato. E allora, in questo tempo, che sarebbe stato molto breve e rispetto al quale non dobbiamo sottrarci nessuno, dice: ma io per la verità sono solo un amico, io sono un tecnico, io sono un esterno, io sono un interno, cerchiamo di non fare distinzione, tutte le 1.100, 1.000.000, mi auguro, di persone che leggono questo mitico sito, nel quale non so che diavolo mettiamo, forse un poco di queste parole, una sintesi. Tutti noi, soprattutto quelli che ci credono, quelli che ci lavorano da 6, 5, 4, 3 anni, che sono, sapete che cosa sono? Il nucleo forte, l'asse portante. Io sono uno di loro, non è che sono uno che pensa di cacciarli, sono uno di loro. Consideratemi l'ultimo di voi, se voi siete più bravi e primi degli altri a coinvolgervi, a fare un passo indietro, ad aprire le porte, ad essere convincenti per creare questa grande forza che vedete, l'intellettuale Camilleri piuttosto che Saviano, c'è anche come si chiama? C'è anche Aprile, questo è la copertina di Terroni. Un partito federato fatto da regioni diverse. Se è guidato da un politico più o meno di mestiere come me, è il partito dei siciliani, e gli altri non vengono perché si sentono chiaramente governati e dominati da qualcuno che magari ti può fregare prima o poi. Se un grosso gruppo della Campania piuttosto che della Calabria e ancora o un leader forte della Sardegna o della Puglia devono starci, hanno bisogno che nessuno di noi governi questo movimento, ma che sia
un uomo che costituisca, chiamiamolo come vogliamo, poeta o scrittore, artista, e sia un uomo che rappresenti un segnale di novità, ma che sia neutrale rispetto agli interessi dei territori o alle ambizioni di questo o di quell'altro, di noi tutti, meridionali e non. Saluto l'amico Celloni, che pur parlando in stretto dialetto modenese, un nostro consigliere comunale, e non avendo tra i suoi antenati fino alla 18ª generazione nessun meridionale, ci crede, è venuto da Modena. Noi gli facciamo un applauso e lo ringraziamo. C'è no, è vero, è vero. E allora voglio dirvi, cerchiamo di lavorare intensamente e vediamo di concludere questo mese di lavoro, come dire, non in maniera tradizionale, perché vedete, io non penso, ve lo dico, ma qua, anche qua, per carità, le riflessioni vediamo di farle ogni giorno. Io personalmente mi prefiggo ogni fine settimana, per come mi è stato consigliato, ma ciascuno di voi lo può fare, di incontrare, di coinvolgere, per far proseliti, gli agricoltori e poi gli indipendentisti, gli uomini di cultura e poi i giovani disoccupati, questo o quell'altra categoria, ma fatelo tutti voi, anche voi, non per concludere con un congresso tradizionale, con le cose di rito, poi ci sono le delegazioni che parlano, gli ospiti importanti, il ministro che se non viene il congresso perde di significato o di peso, le emozioni, i documenti, un altro statuto di 75 articoli, 44.000 commi e quant'altro, per cui c'è tutto lo scibile organizzativo. 7-10 punti fondamentali che riguardano le regole della vita interna per chi domani ci sarà, e 7-8-10 punti di un manifesto programmatico sui quali ovviamente coinvolgere, perché si vigili che vengano rispettati, un gruppo di persone tra cui intellettuali, giovani, categorie varie, insieme a noi possa lavorare. E quindi muoverci, semmai, piuttosto che in un congresso, in una grande manifestazione di popolo per riprendere un cammino che per noi è fondamentale, se vogliamo guidare, oltre che interpretare, le sorti del popolo meridionale, che poi sono quelli della nostra vita, quelle dei nostri figli, perché si ricominci, questa è la nostra speranza, ce la faremo, speriamo di sì, a costruire la vera unità d'Italia. Auguri e buon lavoro.